Qual è la missione che persegui? Nessuna missione. La mia esperienza. Sto solo provando a trasferirla. C'è solo un obiettivo per la vita, per ogni vita. Questa vita vuole diventare piena. Questo è il solo obiettivo che ogni vita ha. Il 2023. Accendiamolo! La consacrazione è uno sforzo per incapsulare quell'energia. Di solito viene chiamata il divino. Attira l'attenzione delle persone e crea una possibilità per il miglioramento e il potenziamento della vita. Abbiamo rafforzato il terzo occhio alla grande. È più conduttiva verso Mukti. Mi sento privilegiata di essere qui nella sacra occasione di Mahashivaratri alla presenza di Adiyogi. Non si tratta di credere di andare in paradiso. Non si tratta di cercare conforto. Questo è un giorno in cui tutti possono prendersi l'impegno di diventare veri ricercatori. Il gioco non è solo sul campo da gioco. Portare quella giocosità in ogni aspetto della vostra vita. Facciamolo accadere. Creiamo un Bharat giocoso. Che ne dite? Sono felice di sapere che l'evento è diventato uno strumento efficace per la trasformazione sociale. Il rinomato Yogi Sadhguru, il fondatore del movimento Salva il Suolo, ha parlato alla COP28. Queste sono le basi della democrazia. Se il 60% di qualunque elettorato afferma chiaramente siamo preoccupati per il suolo e i nostri figli, cosa fate per loro? Se non fate questo non vi eleggeremo. Diventerà la questione elettorale. Quando è la questione elettorale, diventa azione. Grazie per la tua guida. Lui ha la magia. La celebrazione è avvenuta. L'attenzione si è spostata verso il suolo. È una grande celebrazione per noi. Sadhguruji, is man ki baat mein man ke swasthya par baat karna hamara saubhagya. Una chimica di pace, gioia, beatitudine. È qualcosa che deve essere portato nella vita di ogni individuo e dell'intera umanità. Facciamolo accadere. E faremo una grande sessione di meditazione, giusto? No, molto grande. Circa 12.000 persone. Non grande? Ciò che si muove qui non è l'orologio. Questa è vita che scorre via. In questo momento, quando sono con te, sono al 100%. Sei la persona più importante nella mia vita adesso. Ed è così che vivo. Sono solo un'esternazione di chi sono. Non importa dove io sia. Shambhavi significa che è una zona crepuscolare, essere radicati nel corpo, ma toccare una dimensione che è oltre la natura fisica. La meditazione è stata fenomenale. Essere con Sadhguru è sempre un grande evento interiore. La mia intenzione non è di iniziare tutto il mondo. Spero che ciascuno di voi trasformerà almeno altre 10 vite intorno a sé. Non insegnando, solo per il vostro modo di essere. Un guru non è un insegnante. Un guru non è una guida o un filosofo, né un amico. È lì solo per illuminare. Quindi oggi, 40 anni dopo quel giorno, siamo qui per lanciare nuovamente Ingegneria Interiore Online, in un nuovo formato, in 7 fasi. Trasforma la tua vita con Sadhguru. Facciamolo accadere. L'aspetto più significativo di essere in Samyama è che ti sposti dal vedere e fare esperienza della meditazione in quanto pratica alla meditazione in quanto qualità della tua vita. La sete di sapere qual è la verità sulla mia vita è cresciuta in modo esponenziale, in particolare nei giovani in tutto il mondo. Mai prima d'ora è stato fatto uno sforzo spirituale su questa scala. Essere nel grembo di un guru significa prepararti per diventare vibrante. Se il tuo desiderio è di dissolverti, non devi dire una dannata cosa. Siediti e basta. Oggi, Buddha Purnami, è un promemoria. Se non ti elevi oltre il tuo intelletto, la malattia mentale è una conseguenza naturale. Prima che Sadhguru lanci il suo movimento Pianeta Consapevole nel 2024, sarò almeno un po' oltre la mia buddhi. La cosa più importante che dobbiamo costruire su questo pianeta sono dei grandi esseri umani. Essere uno yogi significa
che sei diventato come un tempio. Un tempio non fa niente, ma emana una certa energia. Questo deve accadere. Solo allora. Sai cosa significhi essere un essere? Essenzialmente non stai soffrendo la vita. Stai soffrendo le tue due facoltà più importanti. Un senso della memoria molto vivido e un fantastico senso dell'immaginazione. Ogni giorno, quando milioni di persone chiudono gli occhi, lacrime di gioia scorrono sulle loro guance. Questo è il mio unico risultato, il resto è tutto circo. Stiamo per celebrare 5.000 anni di storia dello yoga. Sadhguruji è qui per condividere con noi la sua saggezza. Sadhguru, benvenuto all'UNESCO. L'importanza dello yoga sta nell'esplorare i limiti della tua natura individuale. Se i politici comprendono che è una preoccupazione, faranno le politiche giuste. Di qualcosa riguardo al suolo a qualcuno ogni giorno, almeno al telefono, o firmati come salva il suolo. Dei video virali dei nostri scienziati ISRO prima del lancio del Chandrayaan 3 che visitano il tempio? Perché non posso? Questa è scienza, perché ci mescoli la fede? Un tempio è uno strumento per aprire certe possibilità. Non stiamo chiedendo a Dio che il nostro Chandrayaan abbia successo. Lo scienziato cerca come potenziarsi per compiere questi compiti enormi. Tra altri 35-40 anni, quando più del 70% della popolazione non avrà religione, o tutti saranno drogati o alcolizzati, o saranno meditatori. È nostra responsabilità assicurarci che si rivolgano all'interno e non si distruggano con le sostanze chimiche. Dal profondo del cuore. Non ho tutte queste cose. Ho rotto il mio cuore in un milione di pezzi e li ho sparsi nel mondo. Non vivo per i miei valori. Non vivo per la mia moralità. Non vivo per qualche comandamento venuto da qualche parte. Vivo a partire dalla mia umanità. Imprenditoria significa che vuoi consumare la tua vita fino in fondo. Non cerchi come fare meno, cerchi come fare di più. L'imprenditoria non dovrebbe essere vista solo come un altro modo di guadagnarsi da vivere. È un modo per creare vita. Questa è la scelta che hai. O ti guadagni solo da vivere, o ne crei una vita. Non importa quanto grande diventa la tua attività, quanto è piena la tua esperienza, questo è tutto ciò che conta. La cosa importante è creare spazi di tempo in cui puoi semplicemente essere immobile in silenzio. È sullo sfondo del silenzio che tutti i suoni possono accadere. Grazie mille per questa conversazione. Davvero fantastico vedere un fiume di devozione scorrere qui. Ha 85 anni. Pratica ancora, solo per colpire la pallina. Guarda che devozione. Ho scritto una poesia per te. Cosa ho fatto per meritarmelo? Vieni qui, vieni qui. Suoni di saggezza, scoprire la pace interiore, una conversazione tra Black e Sadhguru. L'amore non è ciò che fai, è qualcosa che puoi diventare. È stato meraviglioso incontrare Rafa. Tu hai quattro ruote, un ragazzo. Io ho due ruote, alla mia età. Devo dire, è davvero impressionante. Mantenerti nel miglior modo possibile è la tua responsabilità più fondamentale. Perché dal fatto che tu dia il tuo massimo o no, potrebbe dipendere se qualcuno vive o no. Che cos'è Shiva? O chi è Shiva? Non è una domanda a cui posso rispondere, ma posso trasmettere. Il Bharat non ha bisogno di uno spirito combattivo. Dovrebbe essere lo spirito della vita. Benvenuti a tutti voi per questo Naga Panchami. Quanto profondamente percepisci determinerà quanto successo hai. Salva il suolo, salva il suolo, salva il suolo. Questa vita vuole diventare piena. Questo è l'unico obiettivo di ogni vita. Come ti mantieni calmo quando lo vuoi? C'è solo una regola. Non entrare mai in collisione con nulla. Questo vale anche per la tua vita. Oggi ho fatto dei buoni raggi d'oso. Devi assaggiarli e vedrai. Come tieni stretta quella gioia? Non c'è nulla a cui aggrapparsi. Se non aggrappi a nulla, sarai gioioso. Ti è molto grato per questa opportunità. Stai facendo il bravo. Ora stiamo costruendo ciò che si chiama una organizzazione di produttori agricoli. Al momento ne abbiamo 24. Stanno andando una favola. E le loro vite, la vita delle loro famiglie. Tutto è cambiato in modo significativo. Semplicemente perché è diventato uno sforzo collettivo. Questa è la prima poesia che ho scritto all'Isha Yoga Center. Un leader di successo significa solo questo. Ciò che loro vedono domani, tu lo vedi oggi. È sempre un grande piacere ascoltare Sadhguru. Sono qui al confine tra India e Pakistan. I nostri coraggiosi uomini e donne fanno del proprio meglio.
È un grande onore essere qui a Banaras. Ciò che fate qui nei prossimi 2 o 3 anni potrebbe essere un modello per tutto il mondo per il ripristino dei suoli. Vederti. Non vedermi e basta. Stai con me e fai qualcosa, no? Voliamo con questi vecchi aerei. La cosa importante della mia vita non è di predire il tuo futuro, ma di potenziarti affinché tu crei il tuo futuro. L'anno prossimo, nel 2024, lanceremo un movimento globale chiamato Pianeta Consapevole. Partecipa anche tu.